Rinviato il confronto sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale avviato tra le regioni. Secondo le indicazioni del Ministero della Salute, dei 106 miliardi di euro del Fondo Nazionale, alla Liguria aspetterebbero poco meno di 3 miliardi, circa 92 milioni di euro in meno rispetto al 2010. Un finanziamento che non terrebbe conto del peso degli anziani sui costi della sanità regionale. Un rinvio in questo caso molto opportuno, perché il confronto fra le regioni era molto duro, molto pesante, in particolare fra alcune regioni del nord, soprattutto il Veneto, e le regioni meridionali sul tema dell'inserimento o meno del criterio della deprivazione, ovvero della deprivazione sociale come criterio per il riparto del fondo sanitario. Noi abbiamo fatto strada però in questi giorni, perché abbiamo ottenuto da più parti, anche testimoniato su qualche giornale questa mattina, un riconoscimento da parte di colleghi, presidenti e assessori della specificità della Liguria, del fatto che il tema anziani è per noi un dato strutturale che quindi va affrontato e va risolto come un dato strutturale. Mi auguro che alla ripresa della conferenza delle regioni si possa andare avanti salvaguardando questo lavoro fatto. La situazione è molto complicata, è un quadro però molto difficile, quindi noi ci stiamo comunque attrezzando, perché bisogna prepararsi a un altro anno di grande difficoltà. Stiamo preparando dei bilanci preventivi regionale e delle aziende molto, molto contratti.